Sono con il cuoco protagonista della puntata di oggi. Ci troviamo nella Valleriana. Sì, precisamente a Castelvecchio. Quanti sono i paesi della Valleriana? Sono dieci castella, situate ognuno su... Ecco, su... facciamo i nomi. Castelvecchio, Sorana, Stiappa, Pontito, Aramo, Fibbiala, Medicina e Vellano, che è il capoluogo. Poi questo è un luogo meraviglioso perché è il luogo dove si coltiva il fagiolo di Sorana. Sì, siamo proprio nel territorio del fagiolo di Sorana. È bene precisare che un grande poeta, tra l'altro di origine svizzera, Sigismondi, sì, la definì la Svizzera pesciatina. Sì, perché ne ricordava, era emigrato qui a Pescia, e ne ricordava i suoi paesini in Svizzera. Perché perché è un paesaggio svizzero meraviglioso, stupendo. Allora io ti ringrazio, che tu mi hai portato qui davanti alla pieve, sì, di San Tommaso e Sant'Anzano. Sì, per far riconoscere Ilario Rosellini, che lui è lo storico. Grazie, grazie d'ingaccio. Allora, caro Ilario, come va? Tutto bene? Piacere. Allora, parliamo subito di questa pieve meravigliosa che è qui alle nostre spalle, tra l'altro costruita in che periodo? Nel periodo 1000. Praticamente è di origine romanico-longobarda, è stata costruita in pietra serena perché tutti avevano la pietra locale. Esatto, perché qui c'è una cava proprio... Erano le cave, di tutti pietra. I paesi avevano le cave. Bene. Allora, entriamo a questo punto in questa pieve meravigliosa, anzi diamo modo in maniera naturalmente a colui che ci inquadra, ecco qua, per entrare in questa pieve, tra l'altro intitolata a San Tommaso. San Tommaso è anziano. Ecco, San Tommaso, ricordiamolo che era l'apostolo. È vero? L'apostolo, sì, e appunto. Invece Sant'Anzano... Invece Anzano era un legionario romano. Bene. Che dice la leggenda che veniva qua a pregare nella cripta. Ah, ecco. Quindi... Benissimo, ecco, che cosa possiamo apprezzare all'interno del... Però, prima di questa chiesa, sì, si parla nell'VIII secolo di una chiesa romanica inglobata nelle mura del castello, perché tutti questi paesi erano castelli, proprietari dei fiorentini. Bene. E sulle guerre che c'erano fra Pisani e Fiorentini fu distrutto il tutto e fu edificata questa grande chiesa. Perché? Perché qua passava la via laterale della Francigena che scendeva dall'Abetone e si ricollegava con quella principale a Alto Pascio. Ho capito, benissimo. Qui dentro questa è la cripta. Ecco. E che cosa c'è all'interno della cripta? La cripta è originale del 1000, mentre la chiesa è stata rifatta, volevate i rifacimenti, ha avuto anche qualche crollo, praticamente verso il 1500-1400. Però la cripta è originale del 1000. L'entrata non era questa, purtroppo. Ah, ecco. È stata spostata agli inizi del 1900, perché le entrate erano a destra e a sinistra. Al posto di questa scala c'era una scala laterale, centrale, che andava sull'altare. Ecco, nell'arco dell'anno vengono organizzate delle manifestazioni? Sì, qui la prima domenica di dicembre viene realizzato il concerto di Natale con i mercatini di Natale. Bene. Poi la prima domenica di d'agosto. La prima domenica d'agosto viene effettuata qua la festa della Madonna Addolorata. E adesso vorrei però proporvi un fatto veramente unico che accade una volta solamente l'anno. Ebbene, da quella finestra che vedete adesso inquadrata dalla nostra regia, il 21 giugno, finestra, esatto, proprio in occasione del solstizio d'estate, che cosa succede? Dal finestrone alle 6:30, che poi sarebbero le 5:30 originarie dell'ora normale, scende una fascia di luce, arriva qua, qui, esatto, si espande, entra nella cripta, sta 10 minuti a illuminare la cripta, prende e se ne va. Pensate un po'. Ebbene, con questa curiosità io ringrazio Ilario e il nostro percorso continua. Questo è il fagiolo di Sorana, una scultura di Silvio Viola, che è originario della Campania, ma ormai, come possiamo definirti? Sono cresciuto in questa valle, in questo territorio. In questo territorio che, ripeto, è la Val
la Valleriana, meglio conosciuta come Svizzera pesciatina. Esatto. Allora, ci racconti innanzitutto la tua definizione, intanto come vena artistica, come ti definisci? Beh, sono uno scultore che lavora molti materiali e che l'arte che rappresento ha a che fare con i luoghi in cui si vive e con gli elementi della natura. E tu, ispirato dalla bontà di questo fagiolo e foglio di sonana, hai realizzato questa scultura. Come nasce? Allora, questa scultura nasce in concomitanza di un convegno che c'è stato fine settembre del 2015 e conoscendo Mauro, che allora era il presidente di questa associazione, mi ha coinvolto in questa esperienza perché è stata indetta una mostra di 12 artisti che, con i quali ho collaborato a rappresentare in qualche modo la storia del fagiolo di Sorano. E così da questo momento sapete che esiste anche una scultura che celebra questa mitica eccellenza di questo territorio. Siamo nel territorio di Sorana e come non parlare del mitico fagiolo di Sorana, ma è bene precisare che il fagiolo di Sorana non è solamente bianco, perché molti pensano che sia solamente bianco, ma è anche rosso. Ce ne parlerà naturalmente la Rita Chelini, che è una coltivatrice proprio di questo fagiolo. Intanto, piccola considerazione, voi fate parte del Ghiareto Onlus. Che cos'è il Ghiareto Onlus? Il Ghiareto Onlus è un'associazione di piccoli produttori di fagiolo che hanno creduto insieme a Mauro Carreri in questa iniziativa. Abbiamo cominciato nel 99 a crederci e ora stiamo continuando ad andare avanti da noi, anche se purtroppo Mauro ci ha lasciato, però cerchiamo di continuare ad andare avanti con la nostra Quanti strada. Siete i produttori in totale? Siamo una ventina di produttori circa. Ecco. Allora, io voglio sapere innanzitutto, questo fagiolo perché è così apprezzato? Perché è molto delicato. Ecco, prima cosa fondamentale. Prima di tutto. Perché ha una buccia sottilissima, sì. Facilmente digeribile, molto saporito. Si abbina a quale pietanze? Ah, il rosso viene usato con il farro e per altre minestre, e bianco preferibilmente lessato con un buon olio d'oliva leggero. Benissimo. Ecco, dove viene coltivato? E viene coltivato lungo il fiume, dove il terreno è piuttosto arenoso e draina bene. Bene. E le caratteristiche di questo terreno sono molto importanti e fondamentali per la produzione di questo fagiolo, che si produce esclusivamente qua, perché proprio è unico questo territorio, queste caratteristiche. Quando viene seminato? Viene seminato verso la fine di maggio. E viene raccolto? Sicuramente si inizia agosto e si va a settembre. Ecco, com'è stata la produzione quest'anno? Non c'è male. Non c'è male. Non c'è male. Si può parlare di qualche dato, per esempio? No, si pensa, per ora il certificato non è ancora, non si sa per certo, però si pensa sui 60-70 quintali. Dove si acquista questo meraviglioso fagiolo così rinomato, il fagiolo di Sorana? Ma noi preferiamo che la gente venga a prenderlo qua in zona, nella nostra Svizzera pesciatina. E dove? Dai produttori, dai ristoranti locali. Ma c'è un sito, per esempio, uno cliccando, oggi si clicca tutto, vediamo se clicchiamo qualcosa? Sì, abbiamo il Ghiareto, l'associazione Ghiareto, che c'ha il suo sito. Ghiareto, Ghiareto Onlus. Così non ve l'aveva mai detta nessuno in televisione, sono il primo, Ghiareto. Quindi andate a cliccare il Ghiareto, troverete tutte le informazioni dove acquistare il mitico fagiolo di Sorana. Sì. Benissimo, allora si prende questa volta il rosso e si va a fare la zuppa. Sì, no, facciamo il farro della Carfagnana. Farro con l'antico farro. Allora c'è un po' di Svizzera pesciatina e c'è un po' di Carfagnana. Sì. Va bene, grazie alla nostra Rita Chiellini, e si va in cucina. O vai. Ed eccoci qua all'interno del ristorante da Carla, il ristorante del Laghetto, così viene conosciuto naturalmente da queste parti nella Svizzera pesciatina. Roberto, il nostro Dingacci, che insieme a Giovanna ci realizzerà che cosa? Facciamo l'antico rosso di Sorana, fagiolo col farro della Carfagnana. Quindi, intanto presentiamo con tutti gli onori l'antico rosso, eccolo qua, di Sorana, che si abbina meravigliosamente bene con le zuppe, le minestre, paste, sì, vero? Indicato, sì, è indicato per le paste. Allora, la nostra Giovanna è pronta per poter iniziare, quindi gli elementi per il soffritto sono? La cipolla, sedano, carota, l'aglio e olio extravergine di oliva. Azione, benissimo. Olio extravergine di oliva che arriva da dove? Vediamo un po'.
Da Borgo Bugiano, a Cocomo, da Colle di Bugiano. Colle di Bugiano. È una nostra produttrice anche di fagioli. Lei. Benissimo, perfetto. Fa parte dell'associazione. Allora, ora mettiamo dentro la cipolla, eccola qua, il sedano, benissimo, le carote e infine l'aglio. Bene, questo è il soffritto. Andiamo quindi al fuoco. Ci mettiamo anche un pochino di salvia e un pochino di rosmarino o ramerino, come preferite. Bene, inquadriamo a questo punto l'ingresso della padella sopra il fuoco e qui quanto ci deve stare? 7-8 minuti ci vuole per soffriggere. Noi naturalmente non ce l'abbiamo a disposizione 7-8 minuti e facciamo una magia. 1, 2, 3. Sono passati pochi minuti e a questo punto andiamo a completare il piatto con l'ingresso del fagiolo rosso. Sì. Allora, intanto il fagiolo rosso è stato bollito. Bollito, sì. Ma come? In acqua, viene messo a mollo in acqua fredda, e a fuoco lento, con un po' di salvia e aglio. Questo, e un cucchiaio d'olio. Ricordiamo e che ci vuole circa un'oretta a cuocere, quindi abbiamo preparato prima. Ricordiamo che questo è il mitico fagiolo rosso di Sorana. Eccolo qua, come avete sentito dal nostro Roberto, ha necessità di una cottura. Una sessantina di minuti. Sì. Ecco, un'oretta. In acqua fredda, viene messa in acqua fredda, piano piano va in ebollizione. E gli altri ingredienti, ricordaceli? Salvia, aglio e un cucchiaio di olio. Benissimo, vai, prendiamolo, vai Giovanna, lo inseriamo all'interno del soffritto. Ecco, poi signori, stiamo presentandovi come si fa il minestrone di farro. Ma dice, scusi, e lei dice farro, ma il farro non è ancora arrivato, perché il farro è l'ultimo. L'ultimo, sì, ecco. Perché ha meno cottura, ha meno bisogno di cottura, quindi... Il farro da dove arriva? Dalla Garfagnana. Oh, il mitico farro della Garfagnana, che entra in gioco subito? Sì, sì, ce lo possiamo mettere subito. Che deve... È stato sbollentato o è ancora crudo? Sì, è stato sbollentato un po'. Per quanto tempo? Una diecina di minuti. Bene, vai. Per levarne la pellicina che c'ha sopra. Bene, ecco qua. Adesso il tutto, fagiolo rosso, soffritto, che abbiamo già precisato, carote, sedano, cipolla, un pochino di rosmarino, un pochino di salvia. Il tutto viene a questo punto completato con un brodo. Con un brodo vegetale, con carote, sedano. E cipolla. E cipolla. Bene, lo mettiamo lì e a questo punto inizia una cottura molto lenta. Sì. È molto lunga. Sì. Quanto deve durare? È una 45 minuti circa. 45 minuti, non ce l'abbiamo a disposizione. 1, 2 e voilà! Bene, sono passati 40 minuti ed ecco qua, il prodotto adesso è a fine cottura. È a fine cottura. Bene, passiamo a questo punto all'impiattamento. Ecco, Giovanna adesso prende posizione. Giovanna, da quanto tempo collabori con il nostro Roberto? Una dodicina di anni. Allora 12 anni, ragazzi, sa tutto, morte, vita e miracoli dei piatti tipici della Svizzera pesciatina. Sì, si può lasciare anche da sola. Vero? Direi proprio di sì, insomma, ecco. Allora, senti, intanto vogliamo ricordare, Roberto, quali sono i piatti, a parte quello che stiamo preparando quest'oggi, fondamentali del tuo menù del ristorante da casa? Cioè, la tagliata, che è un piatto che viene fatto cotta nel forno a legna, baccalà alla brace, anche quello fatto nel forno a legna, poi la classica grigliata, pollo, coniglio, rossinciana. Questi sono elementi. Li facciamo espressa al momento. Quindi... E poi, signori e signore, con tutta l'enfasi che ci vuole, ebbene, qui si può mangiare la vera cioncia. Che ricordiamo è il piatto tipico del comune di Pescia in genere, lo si fa in tante frazioni, ma in questo caso voglio precisare, visto che l'ho assaggiata, Roberto la fa, o meglio, insieme a Giovanni, a tutto lo staff. A proposito dello staff, vuoi ricordarci i nomi dei collaboratori in cucina? Sì, c'ho Riccardo, bene. Giovanna, bene. E io. E invece in sala chi ci abbiamo? Abbiamo la Daniela. Se te le dimentichi, poi ti danno frustata. Abbiamo la Carina, bene. La ragazza qui. Bene, e l'abbiamo ricordato di tu, insieme alla mamma. Insieme alla mamma. Che sta la mamma fa la cassa. La cassa. Solamente la cassa lei. Benissimo. E guai che gliela tocca. Allora, adesso attenzione, vorrei che l'inquadratura fosse veramente nel dettaglio, perché adesso il nostro Vingacci ricorderà esattamente gli ingredienti che tu hai utilizzato per fare il mitico, ripeto, mitico farro della Garfagnana, anche se qui siamo nella Svizzera pesciatina, però è sempre un piatto che, come si dice, abbiamo abbinato due eccellenze. Sì, dicevo, ma che ha bisogno, oltre che il farro della Garfagnana, ha bisogno del fagiolo rosso,
Quelli della Carfagnana utilizzano il fagiolo scritto. Sì. Va bene. Però noi è simile al nostro. È simile. Però questo qui è il fagiolo ancora più di eccellenza, perché il farò fagiolo mitico di Sorana, rosso. Bene. Allora, ingredienti, vai. Allora, abbiamo il fagiolo rosso, come ha detto lei, il farro, poi lo soffritto di cipolla, sedano e carota e aglio, un po' di rosmarino e un po' di salvia. Bene. Poi sale e pepe e olio extravergine d'oliva. Bene, farro e fagiolo rosso di Sorana. Di Sorana. Non ci resta che prendere il piatto, prendilo, ringrazio Giovanna, prendilo te, eccolo qua, ringrazio Giovanna per la collaborazione e adesso andiamo da Alibrandi, mitico Alibrandi, è il tuo momento! Ed eccoci qua, siamo con Armando Alibrandi, giornalista enogastronomico, tra l'altro food blogger, di un blog molto seguito, vero? La Terra del Gusto, buonasera Claudio. Non mi guardare, mi guarda loro. Poi non devo dire buonasera. Senti, tra l'altro sei, come, hai tantissimi contatti. E sì, follower fra i vari social sono oltre 50.000, quindi un bel seguito. Allora, noi ti rivediamo con grande piacere e abbiamo con noi il nostro Roberto che ha realizzato un piatto interessante che adesso sarà portato da Carina. Carina, diventi tutti i giorni più carina. Prego, però se non arrivi, eccola qua, perfetto. Scusate, abbiamo fatto anche il jingle musicale con suggerimento. Grazie, perfetto. Allora, e intanto cosa pensi di questo piatto? Ricordiamo che il piatto ha per titolo... Beh, è l'antico rosso di Sorana col farro della Carfagnana. Quindi siamo proprio nel territorio, la Carfagnana è a pochissimi chilometri, i fagioli di Sorana invece vengono dagli argini ridenti del Pescia, è un piatto che risale al 500 probabilmente, quando è cominciata la coltivazione in maniera diciamo organizzata dei fagioli qui a Sorana. Vai all'assaggio, intanto vado a presentare Riccardo Guerrazzi che tra l'altro fa parte della delegazione FISAR di Pistoia. Allora Riccardo, che cosa ci hai portato come abbinamento? Prego. Come abbinamento abbiamo colto l'occasione per portare un'eccellenza della zona qui vicina del consorzio di Monte Carlo, dove ci sono dei vitigni molto particolari che richiamano anche un po' alla Francia. Infatti Monte Carlo già dal nome ricorda il Carlo IV di Boemia, che poi vedremo anche un altro vino che ricorda appunto questo prestigioso personaggio. Questo è un vino bianco, molto delicato, molto fresco, con ricordi di fiori, naturalmente fiori bianchi. Che tipo di fiori? Fioro sarebbe più su vicino al gelsomino. Ah. È molto particolare perché non è solo Trebbiano, qui c'è anche il Pino Bianco, c'è il Roussen, c'è il Semillon, proprio vitigni molto particolari, sicché un pochino riporta anche tutti questi mentre caratteristiche. Mentre vai a mescere, ti chiedo, gradazione alcolica? È su 12 gradi e mezzo. E qual è il suggerimento di servizio come gradi? Come gradi questo va sui 10 gradi, perché è un vino fresco, giovane, è un 2017 e ha necessità in questo caso di apprezzare la freschezza della sua acidità e naturalmente questo comporta anche una vastità di profumi, un'ampiezza dai profumi come la pera che ricorda un po' il vermentino e profumi che ricorda molto la frutta anche un po' esotica perché c'è un po' di pino bianco e quindi dà una morbidezza anche stessa al vino stesso, nonostante che il Trebbiano si sa è un vino abbastanza neutro, per mezzo di questi uvaggi si va a coprire la delicatezza anche del piatto. Bene, grazie Riccardo struttura. Per questa dotta presentazione. Adesso sentiamo il parere di Armando Alibrandi, visto che ha assaggiato questo farro. Prego. Tanto la presentazione nel coccio che richiama quello che era il vecchio contenitore per la cottura. Un leggero soffritto, poco olio in partenza, cotto molto bene. Poi prima di servirlo la classica cicco l'olio nuovo e direi anche una grattatina di pepe nero sopra. Delle migliorie. Sì, ma infatti noi lo portiamo. Era già così preparato, non è da migliorare. La grattatina sì, c'era. Sì, certo. Ecco.
Oh, sai cosa? Mi era sfuggita la grattatina, abbi pazienza. Allora, detto questo, non ci resta che brindare a questo territorio. Ripeto, il territorio è il territorio della Valle Valeriana. Valeriana, che ha una serie di interpretazioni sotto il profilo del significato appunto del nome, perché ci sono varie interpretazioni. Però io, alla faccia di tutti, brindo alla Svizzera pesciatina. Oh vai! Ciao a tutti, appuntamento a domani e alla stessa ora.